Si parla tanto della necessità di investimenti, Smart in questo senso è in prima linea. Sì, si parla di necessità di avere dei gestori efficienti e dei gestori che valutino le tematiche, che le modifiche del clima a livello oramai decennale ci stanno comportando. Bisogna fare degli elevatissimi investimenti. Noi abbiamo sviluppato oltre 1,2 miliardi di investimenti nell'attività della società e abbiamo una previsione di ulteriore 1,2 miliardi di investimenti fino al 2033. Questo ci consente di realizzare opere infrastrutturali che diano la sicurezza della risorsa, che è il primo punto. Abbiamo realizzato il grande acquedotto della Valle di Susa, un costo da 130 milioni, che consente di prendere l'acqua da una diga preesistente e dare la priorità all'idropotabile. Lei e la sua azienda siete sempre stati a fianco del Festival dell'Acqua. Qualche notizia che gira oggi qui a Venezia dice che il prossimo potrebbe essere a Torino. Beh, stiamo trainando in quella direzione, mi sembra che possiamo anticipare con un po' di presunzione che il 2021 sarà un festival torinese. Fra 2 anni al centro il tema quale potrebbe essere? Fra 2 anni al centro dovrebbe essere una verifica della capacità delle nostre aziende, quello ci dovrebbe sempre essere, e poi i rapporti con i cittadini. Noi li chiamiamo utenti, ma in effetti, da quello che emerge anche da questo incontro, il ruolo dei cittadini è sempre più significativo in termini di partecipazione, quindi quello potrebbe essere un sistema.